Inauguriamo oggi la mostra Il Rato di Europa, che inaugura la stagione espositiva della Rocca di Umbertide, del Centro per l'Arte Contemporanea della Rocca di Umbertide, che culminerà nella mostra che faremo a maggio su Clerici. È l'occasione per rivisitare il mito di Europa, per rivisitare il mito di questa fanciulla fenicia rapita da Zeus, trasformato in toro, ma attraverso il mito d'Europa anche per rivisitare e ragionare sull'Europa delle nazioni, quell'Europa che oggi è fondamentale per la nostra economia, per la nostra società, per la politica in generale, ed anche un'occasione di riflettere su quella che vorremmo sia davvero l'Europa. Noi attraverso i quadri, attraverso questi dipinti, attraverso le sculture possiamo vedere tante sfaccettature dell'Europa, tanti modi di intendere l'Europa, non soltanto come fanciulla ma anche come unità di intenti e entità politica vera e propria. È anche un'occasione per ragionare sull'Europa che vorremmo davvero. Attraverso queste pitture forse l'unità europea è più forte di quella che conosciamo oggi dal punto di vista geopolitico, e quindi ci aiuta anche a fare un'ulteriore riflessione su quello che è davvero necessario per il nostro futuro. Con questa mostra oggi la Rocca, Centro per l'Arte Contemporanea, inaugura la sua stagione espositiva. Questa mostra intitolata Il Ratto di Europa, qui ho con me il catalogo, è una mostra decisamente interessante, curata dal professor Angelo Calabrese, che nel riproporre tramite appunto un collettivo di artisti l'interpretazione del mito d'Europa arriva poi a portarci a serie e profonde riflessioni su quella che è stata poi la storia dei popoli fino ad arrivare alla Europa politica, l'Europa geopolitica che conosciamo, partendo appunto dal mito antico e storico di questa donna Europa, questa principessa fenicia, che, del quale si invaghì follemente Zeus, che poi lui rapì sotto forma appunto di un animale, il toro, e che da lì poi nacque, portandola su Crete, nacque tutta la storia, poi un'ulteriore storia mitologica che seguì e che in qualche maniera significò e simboleggiò quella che in realtà fu poi l'evoluzione storica reale, no, di quei paesi, di quell'epoca. Quindi l'utilizzo della mitologia, dell'archetipo, della mitologia nell'indicare quella che è stata poi la storia effettiva dei paesi è un qualche cosa che l'arte ci restituisce in maniera straordinaria, con delle intuizioni, con un canale preferenziale che è quello appunto dell'arte visiva, che è quella di trasferire emozioni a livello irrazionale, quindi di superare quella parte nostra più calcolata e darci quello spirito dei tempi che spesso può sfuggire anche ad un'attenta analisi razionale. Quindi una mostra veramente eccellente, ripeto, un collettivo di 16 artisti che ci hanno veramente dato dei contributi straordinari, che hanno così consentito una lettura attraverso appunto questo mito del Ratto d'Europa, della contemporaneità, della figura della donna, del difficile a volte ma ineliminabile e irrinunciabile rapporto e come dire, confronto fra i popoli e le nazioni, no? Che poi è foriero di sviluppo e di progresso. Quindi veramente una mostra che getta un seme di profonda riflessione, che invito tutti a vedere, con il quale credo veramente iniziamo questa stagione espositiva, come dicevo, con un profondo significato e anche con una tematica di estremo interesse e di estrema attualità. Noi siamo sempre propositivi di un seme, questo seme poi deve fruttificare, quindi feconda, germoglia, fruttifica e deve avere un raccolto, altrimenti noi avremmo avuto una rappresentazione di opere d'arte tolte di mezzo, avremmo dimenticato il tutto. Io invece ho la tentazione da sempre di creare un discorso intorno al concetto estetico, che dice già per sé tanto di quello che noi non siamo riusciti a dire, perché dentro c'è tutto, dentro c'è una passione immensa, perché qualsiasi cosa noi guardiamo, nello splendore in cui accade, ci affascina. Ecco, un toro e una fanciulla in una fotografia, ma poi dopo troviamo queste donne, una sposa, delle donne anziane, la tristezza di un crollo vitale, per cui vale solo quello che abbiamo vissuto, ma come intensamente. Allora il concetto di bellezza dovrebbe restare anche nel tempo che avanza e porta ombre lunghe. E come può accadere? Bisogna custodire questi semi
perché una volta hanno avuto la loro fruttificazione vanno conservati e riproposti. Così qui noi abbiamo il mito di Europa, il ratto di Europa, un rapimento che continua a sussistere, perché così come stiamo conciati noi potremmo avere un continente diverso che si viene a prendere l'Europa intera, ma come noi abbiamo vissuto momenti di piccoli tratti, di isolamenti, perché si trattava di isole, che sono state via via conquistate, poi una volta creata la torta nella maniera generale, con tutta la sua civiltà, arriva un'altra e sormonta. Questo può accadere se non si è vigili e se non si è capaci di trattare, se non si soggiace a degli egoismi per i quali uno dice non mi interessa, io emigro, arrangiatevi, vi lascio perdere e vi abbandono a voi stessi. Questo è difficile. Noi non dobbiamo perdere niente di quello che abbiamo ottenuto. Una colonna eretta vuol dire una colonna, ce la vogliono due per sostenere un tempio, due per sostenere un tempio. Ci sono i resti di queste colonne, sì, ma quello che conta non è la materia, ma la spiritualità che regna nella materia. Bisogna avere un'idea precisa dell'energia universale che circola nel mondo intero e diventa l'anima del mondo. Poi questa energia ogni tanto singhiozza nella materia, materia, ipsa mater, e nella materia non è più l'energia universale che chissà quale progetto ha in sé. Nella materia ha una durata, cioè comincia di qua, finisce qua e poi torna ad essere energia. Ma in questo tratto ognuno di noi deve rendere conto a se stesso di quello che è, e l'appartenenza è di una importanza basilare. Io in questa sala qualche anno fa dicevo attenzione al verbo sein, questo verbo germanico che ha due significati: esserci qui e ora e appartenerci. Se ci siamo e ci apparteniamo, anche il progetto Europa funziona, ma viene dal mito e giunge al nostro tempo e ci verifica nella viva carne che è sacra. È chiaro. Quindi se noi concediamo l'accesso alla nostra carne, che sia di una comunione, esserci e appartenerci. E allora piccole cose e grandi cose. Comincia dalla coppia e finisce alla capacità di essere insieme nell'Europa delle nazioni. Quindi è una mostra semplice, ma se uno ne intuisce il segreto, il senso, che è la cosa più importante, allora banalizza il significato e in quel senso comincia a capire la unità, l'individualità, il corpus, quello fisico, e poi tutto il resto. E già c'è un dramma per noi, mi sto dilungando forse troppo, però c'è un dramma per noi. Noi stiamo a rischio di lingua, vi rendete conto che in Europa non rappresentiamo più la lingua italiana, perché in Europa si parla o tedesco o inglese. Il francese c'è entrato perché di prepotenza c'è entrato. È il nostro mondo, è la nostra cultura. È Dante che si è dato da fare per l'Europa. E tutti gli altri che hanno pensato all'unità, al senso dell'unità, all'aggregazione, li vogliamo perdere? Andranno nel dimenticatoio. Qualcuno dirà l'Europa l'ho fatta io e voi non siete nessuno. E a questo punto io credo che proprio questa terra che ha dato contributi immensi dovrà dire ma che cosa è successo? Quindi sarà veramente drammatico. Il lavoro inteso come preghiera, cioè come elevazione, potrebbe risolvere il problemaccio, potrebbe proprio risolvere queste problematiche per intero, perché quando un uomo lavora e vede i frutti del suo lavoro, rientra nell'ambito familiare, la famiglia, la società, lo Stato. Il nostro dramma, scusatemi se concludo così, consiste realmente nell'aver formato una società di individui. Una società di individui vuol dire non potersi guardare in faccia, perché la società è fasulla e gli individui diventano sempre meno numerosi, per cui il potere diventa potere economico, potere della comunicazione, e alla fine dire siamo 10-15 famiglie che dominano il mondo
altro che unità d'Europa. Dico, guardiamoci la mostra e cerchiamo di capire come conta ancora la viva carne, la passione che è in quella carne. Non tradiamola. Europa è sempre lei, è sempre giovane e bellissima, se ci è consentito di goderla in questa sua meravigliosa bellezza. Potremmo capire anche i vecchi che a Troia, sulle mule di Troia, quei vecchioni dicevano: ci ha fatto passare tanti guai, ma quanto è bella, valeva la pena. Ecco.